Grazie, grazie a coloro che ancora una volta mi hanno voluto invitare in questa città che mi è così cara e grazie a voi perché siete qui ad ascoltare queste riflessioni intorno a qualche cosa che non ci abbandona, anche se non riusciamo a capirlo bene, questo tema della globalizzazione. Ho scritto un libro 10 anni fa e siamo ancora qui che ne parliamo perché è una dimensione, la dimensione globale della nostra economia dentro la quale ci troviamo ancora, e una dimensione che non ha nulla di lineare. Essere precisi oggi, per certi versi bisognerebbe parlare della crisi della globalizzazione, se per globalizzazione si intendeva quel surplus ideologico che era stato annesso ai fenomeni di globalizzazione, il surplus ideologico che diceva che siccome finalmente è finita la pretesa comunista di porre in essere una forma di economia diversa da quella capitalistica, allora stiamo andando sicuramente verso una nuova economia, vi ricorderete la New Economy, e una nuova economia che è un'economia a somma positiva, cioè dove guadagnano tutti. Noi sappiamo che non è così. Noi sappiamo al contrario che nell'età globale l'economia è caratterizzata semplicemente non dall'essere a somma positiva, ma dall'essere senza freni. Questo è proprio vero, cioè noi stiamo assistendo ad una fase storica nella quale è venuto meno uno dei grandi antagonisti dell'economia, cioè lo Stato. Lo Stato non era antagonista perché avesse un odio all'economia, semplicemente era un conflitto fra lo Stato e il mercato, cioè fra le due gambe su cui ha marciato l'età moderna. Quel conflitto non nasceva dalla cecità dello Stato davanti ai prodigi dell'economia, nasceva dal fatto che lo Stato aveva molto chiaro che l'economia andava assolutamente implementata, ma che non si poteva permettere che l'economia procedesse senza limiti, perché il primo limite che avrebbe fatto saltare sarebbero stati i confini dello Stato. Per cui tutta l'età moderna è costruita sopra questo meccanismo, lo Stato che cerca di regolare il meccanismo di produzione di ricchezza, cerca di regolarlo a volte con cecità contingente, cioè non vede quello che sta capitando, ma allora ci pensano i ceti emergenti a farglielo vedere in vari modi, anche con la rivoluzione, a volte vedendolo benissimo e dosando benissimo il trade-off di potere fra le elite politiche tradizionali da una parte e le elite economiche, che sono di solito, non ovunque, non in Inghilterra ad esempio, ma di solito sono uomini nuovi, no? E lo Stato costituisce già di per sé uno spazio abbastanza ampio perché le forze dell'economia capitalistica nascente trovino un modo di dispiegarsi. Lo Stato guida l'economia fuori dallo Stato, ad esempio nel colonialismo. Però l'idea è: comanda lo Stato, comandano le elite politiche, che siano poi elite autocratiche, siano democratiche, adesso ci importa poco, comanda lo Stato. Almeno in questo senso è sotto controllo. Non vogliamo parlare di altre forme di controllo più radicale che in certe circostanze gli stati hanno provato a porre in essere nei confronti della potenza economica. Non parliamo di corporativismi, non parliamo neanche di comunismo, che dopo tutto, guardandolo oggi, non è stato altro che voleva essere ben altro, ma non è stato altro che una via verso la modernizzazione capitalistica intrapresa da un paese che ha pensato bene di scegliere
quel modo particolarmente coeto per dotarsi di un'economia sviluppata. Non che fosse stato coeto il modo che si erano scelti gli occidentali un secolo e mezzo prima. Ora, l'elemento di equilibrio, o comunque di massima collaborazione tra l'economia e la politica, come tutti sapete, è lo Stato sociale. Cioè l'invenzione dello Stato sociale, che è quella per cui la seconda metà del XX secolo passerà alla storia, cioè questo compromesso fra il capitale e il grosso della cittadinanza, che è stato strappato alla terra grazie appunto al capitalismo e che è stato portato dentro le città, dentro le fabbriche, organizzato dai grandi partiti di sinistra o dai grandi partiti cattolici e dai sindacati, e c'è stata questa spartizione di competenze e di potere in cambio della democrazia politica. I lavoratori hanno rinunciato a fare la rivoluzione, cose delle quali non erano capaci, ma insomma non, hanno rinunciato in cambio della inclusione dentro, dentro lo Stato, un'inclusione reale, non, sia col diritto di voto una volta tanto universale, sia con un accesso a, a servizi, a beni, a istruzione, alla salute, a tutto quello che lo Stato sociale ha realizzato in modo diverso dall'Italia e la Svezia. Ma insomma, l'idea era questa: il capitale produce e fa profitti, inonda delle proprie merci il mercato interno, e dunque c'è bisogno che ci sia qualcuno che le compri, e dunque c'è bisogno di un minimo di benessere. Dopo una prima fase in cui si lavora soltanto e si lavora per l'esportazione, è la nostra storia, non so, del miracolo economico italiano, poi c'è una fase di redistribuzione che non si ottiene gratis, ci vogliono le lotte sindacali, ma insomma ci si riesce. E intanto si estende una civiltà materiale fondata sull'accesso all'istruzione, sull'accesso ai beni di consumo. Siamo noi. Siamo figli di questa cosa qui, il grande periodo della civiltà occidentale. Tra l'altro in quei decenni in cui si formava tutto ciò, i nostri stati europei non erano stati sovrani, cioè avevano perduto lo ius ad bellum, perché avendo perduto la seconda guerra mondiale erano diventati più o meno esplicitamente colonie di una delle due superpotenze, privati delle enormi spese militari, hanno potuto fare quello che hanno fatto da le spese civili, sociali. Tutto ciò è saltato, è stato fatto saltare dalla destra alla fine degli anni 70. La destra è rivoluzionaria, non lo ammetterebbe mai, ma lo è, e ogni tanto fa le sue rivoluzioni. Alla fine degli anni 70, signora Thatcher, e all'inizio degli anni 80 Reagan hanno mandato all'aria questa costruzione di civiltà attraverso varie forme. Signora Thatcher si è preoccupata dei sindacati, ha raso al suolo i sindacati inglesi, Reagan ha operato quello che vi ricorderete si chiamava deregulation, ha messo il turbo all'economia capitalistica, aveva cominciato 4, 5, 6 anni prima Nixon facendo cadere la parità dollaro-oro, che era uno dei pilastri dell'ordine del secondo dopoguerra. Reagan ha messo il turbo, no? Ha distrutto quel che c'era, quel che era rimasto in piedi del New Deal, e ha vinto la guerra fredda, che non è stata vinta con i missili nucleari, è stata vinta con il microchip, è stata vinta con l'enorme salto tecnologico che gli Stati Uniti hanno realizzato e che i russi e i comunisti se lo sognavano. E allora è caduta questa barriera e il capitale ha potuto dilagare in tutto il pianeta. E il capitale quando dilaga fa del bene o fa del male, ma insomma fa soprattutto gli affari suoi. Fa soprattutto gli affari, che sono
essenzialmente il punto interessante è che non solo gli affari dei capitalisti, dentro il capitale c'è un tasso di rischio notevole anche per i capitalisti, molto notevole. Naturalmente c'è un tasso di rischio per chi capitalista non è ancora più notevole. Voglio dire questo, che quando si dice un'economia fuori controllo vuol dire che nessuno sa indirizzarla, nessuno sa governarla. Non è che c'è qualche grande vecchio che la sa governare. Non la sanno proprio governare. E sono disposti, per avidità, perché i guadagni sono così impressionanti che vale la pena di rischiare, sono disposti a qualunque rischio sostanzialmente. Soprattutto quando il capitale perde la propria base materiale, come sta succedendo nelle roccaforti del capitalismo storico, cioè l'Occidente, e diventa capitale finanziario. Marx aveva scritto che il capitale è quella potenza che dissolve le cose solide facendole evaporare. E sta scritto nel manifesto. Tutto ciò che è solido diventa vapore. È vero, cioè il capitale è una potenza, a noi sembra prima di tutto una potenza produttiva, invece è una potenza smaterializzante. Il capitale ha come proprio emblema il denaro, non ha come proprio emblema la merce. I capitalisti producono merci per avere denaro. Ecco. Il capitale ha smaterializzato anche se stesso. Con grande scorno dei capitalisti che continuano a produrre beni e merci e che quando va bene realizzano profitti dell'ordine del 4%, il capitale finanziario, correndo rischi mostruosi, certamente, punta a una redditività dell'ordine almeno del 20-25%. Certo, ogni tanto fallisce. Ogni tanto qualche pezzo di capitale fallisce, qualcuno, qualche capitalista fallisce. Agli occhi del capitale tutto ciò è assolutamente irrilevante. È irrilevante che l'economia capitalistica si lascia alle spalle una società devastata e che si lascia alle spalle anche dei capitalisti falliti. Non gli importa, semplicemente si sposta. Semplicemente si sposta, cioè il capitale lasciato a se stesso è indifferente al capitale sociale. Non è interessato. Detto in un altro modo, voi dovete immaginare una sorta di alto movimento del DNA che evolve. La teoria dell'evoluzione implica che ci sia una sorta di alto movimento della materia vivente, che non è particolarmente interessata a questa o quella figura specifica del vivente. Di vivente ce ne sarà sempre, comunque, anche come ci sono state le estinzioni di massa dell'ordine dell'80% delle specie viventi cancellate, da quel 20% è rinata una cosa completamente diversa rispetto a quello che c'era prima. Con grande dolore di quelli che si sono estinti, ma nella più perfetta indifferenza del DNA che continua a evolvere. Il capitale fa esattamente lo stesso, non è particolarmente interessato a questo o a quel tipo di civiltà, a questo o quel modello di società, non è il suo mestiere, non è la sua vocazione. La sua vocazione è produrre profitto e basta. E se produce profitto radendo al suolo Wall Street, lo fa, perché si trasferisce, poniamo, a Shanghai. Non è importante questo, è più importante per chi c'è sotto, ecco. E infatti la politica a questo serve, a impedire al capitale di fare troppi danni, perché li fa. Ed è questo che la politica non sa più fare. Non ci riesce, cioè non è che adesso prendiamo un caso molto positivo, Obama, vagamente di sinistra, ha vinto contro dei candidati di destra, ecco, diciamo così. Obama ha ingaggiato una sfida aperta
con Wall Street e l'ha persa. Cioè, il presidente degli Stati Uniti è stato sconfitto sul campo dai banchieri, che gli hanno detto che loro non hanno nessunissima intenzione di smettere i loro comportamenti. Lo sanno benissimo che se Obama non gli dà i soldi, falliscono loro come persone, ma è roba da ridere. Fallisce la società degli Stati Uniti come nel 29, 30, 31. Cioè, non si possono lasciare fallire le banche, non perché non se lo meritino, ma semplicemente perché se falliscono le banche trascinano con sé la società intera, con disastri. Cioè, noi abbiamo avuto Hitler grazie a questo meccanismo, non ne vogliamo un altro, e dunque quando le banche stanno per fallire gli diamo dei soldi. Poi gli si chiede, beh, adesso smettetele di comportarvi come dei folli dissennati, incoscienti, e questi dicono no, semplicemente no. E non c'è verso. Allora, adesso prendiamo il nostro caso. Nel nostro caso c'era pure un'ideologia sostanzialmente filocapitalistica, con alcune varianti che vanno osservate. I capitalismi, come vi ho appena detto, ce ne sono tanti, cioè esistono tante forme di capitalismo, quante sono le, chiamiamole così, nicchie ecologiche nelle quali si sviluppano i capitalismi. Poi queste nicchie possono essere spazzate via. In Italia il capitalismo è sempre stato molto debole e molto protetto. È nato debolissimo, è nato, come sapete, praticamente su capitale straniero, inglese e francese, ed è sempre, ha sempre avuto bisogno dello Stato, sempre, e anche qui, anche dalle vostre parti, soprattutto dalle vostre parti, altrove non c'era proprio. E dunque, i capitalisti italiani hanno come abitudine, come caratteristica quella di essere poco propensi al rischio, e quando parlano di mercato scherzano, perché hanno sempre vissuto in un ambiente protetto. Sono più amici delle corporazioni che non della libera competizione di mercato. Per voi il nostro il diciamo così, l'avventura politica che si è forse conclusa invece qualche giorno fa, forse, ha avuto come parola d'ordine, come slogan propagandistico, l'idea che bisognasse cavalcare il mercato, lasciare libero gli spiriti animali del capitalismo. Quante volte l'abbiamo sentita? Sulla base del principio che c'è questa lotta per la vita che i capitalisti ingaggiano gli uni verso gli altri, fa molto bene anche ai lavoratori, fa molto bene perché produce tanta ricchezza che poi qualche cosa ricade sui lavoratori e che vanno lasciati competere. In Italia non si è mai vista una competizione fra capitalisti, non si è mai vista, mai. Non c'è. In Italia il capitale cerca sempre come dire, l'appoggio della politica, ma sempre proprio. In ogni caso la parola d'ordine era stata liberismo, liberalismo confuso col liberismo. Poi durante lunghi anni di questa forma ideologica, c'era stato anche qualcuno che aveva detto, beh, c'è il caso che possiamo attingere invece a un'altra tradizione, non quella del liberismo, ma quella del colbertismo, che è praticamente il contrario, cioè il rigido controllo statale sopra le entrate e le uscite dello Stato. Ora, al giorno d'oggi è tanto ridicolo il liberismo in Italia quanto è ridicolo il colbertismo. Di fatto la cosa vera, la cosa che è avvenuta, è stata: assecondiamo lo spirito del tempo e smantelliamo lo Stato sociale. Questo sì, questo è stato fatto con un discreto successo, però fatto questo non è stato fatto nulla sostanzialmente. Cioè, abbiamo ancora tutti i problemi, perché
perché nessuno li ha voluti risolvere. Cioè il problema fondamentale del nostro paese in questo momento è, prima di tutto, perché non cresciamo, secondo, perché la nostra società non ha voglia di pensare al proprio futuro, e perché quel po' di buono che c'è in Italia se lo stanno comprando i francesi. Cioè, perché siamo così deficienti rispetto ai bisogni? Allora, per rispondere a questa domanda bisogna chiedere quali sono i bisogni. Perché se uno dice, ma veramente noi siamo contentissimi che l'Italia venga desertificata, siamo contentissimi che lo Stato sociale venga abbattuto, che i giovani non abbiano lavoro, che i sindacati siano fatti sparire dalla faccia della terra, siamo avviati verso una soddisfacente soluzione dei nostri bisogni. Se i nostri bisogni sono invece, noi vogliamo sostanzialmente restaurare. Dopo la rivoluzione dobbiamo restaurare lo Stato sociale, diciamole queste parole, dobbiamo restaurare lo Stato sociale. Allora abbiamo tutto da fare. Restaurare lo Stato sociale ha i seguenti fini. Fare di questa società una società nella quale c'è anche il capitalismo, ma non solo il capitalismo. Fare di questa società una società pluralistica, nella quale le parti siano per l'appunto plurali, non ce ne sia soltanto una di parti che finge di essere il tutto. Apro una parentesi per spiegarmi: una parte che finge di essere il tutto è la parte che proclama se stessa, di se stessa, di essere il popolo. Un partito che dice io sono il popolo sta negando legittimità all'esistenza degli altri, cioè sono nemici del popolo. Torniamo al sacrosanto pluralismo, dove ci sono i partiti che sono delle parti e per definizione ce n'è che uno. Allora, una società dove ci sia un pluralismo di parti, cioè un pluralismo di interessi, che possono essere nominati, cioè non c'è solo un interesse presunto, quello del capitale, ma c'è l'interesse del lavoro, che non è necessariamente un interesse collaborativo, può esserlo, può non esserlo, è un interesse autonomo in ogni caso. Una società nella quale ci sia il bene per il quale ci siamo messi insieme, cioè la sicurezza. Riapro una parentesi. Visto un sondaggio due giorni fa, del sondaggio riservato, che faceva vedere come fra i problemi a cui i cittadini italiani danno ora la massima priorità non c'è più la sicurezza. Finalmente oggi gli italiani si sono accorti che non è vero che corrono, che la cosa più grave che corrono è il rischio di essere uccisi per strada da un extracomunitario impazzito, ma c'è quello molto più concreto di essere licenziati, di non trovare mai più lavoro e di dover distruggere l'avvenire dei propri figli che avevi iscritto all'università e che devi ritirare dall'università. Di questo hanno, una volta tanto, giustamente paura. La sicurezza, certamente c'è anche la sicurezza della vita fisica delle persone, ci mancherebbe, ma insomma non è il bene più minacciato che c'è oggi. Il bene più minacciato è la capacità di progettare il proprio avvenire. Ricordiamocelo, perché poi lo riprendo questo tema della progettazione dell'avvenire. Progettare per avvenire, cioè quello che io ho fatto, avendo gli anni che ho, quello che non ha fatto uno della generazione di mio padre, perché il suo avvenire dell'aver progettato Mussolini, che gli ha fatto scoppiare una guerra nel mezzo della giovinezza, però io l'ho fatto, ho potuto dire, quelli che alla mia età hanno potuto dire,
faccio questo, se non ho abbastanza soldi, forse c'è pure la borsa di studio che mi aiuta. C'è l'ascensore sociale che funziona, senza mitizzare la Prima Repubblica, ma insomma, ecco, un giovane di oggi non ha in alcun modo la possibilità di progettare il proprio futuro, ma proprio non sa da che parte cominciare. Intanto perché gli stiamo dando cattive scuole, e poi perché se anche gliele diamo di ottime, il nostro tessuto produttivo non vuole i laureati. Tutto il mondo sviluppato vuole laureati, il nostro non li vuole. Non beve, la società italiana, il sistema produttivo non beve i laureati. È uno dei grandi misteri di questo paese. E non è che i nostri laureati siano proprio pessimi. Chi ha un po' di esperienza, chi va un giro per il mondo, non vede gli studenti italiani somari e invece quelli tedeschi, francesi, inglesi, americani bravi, e ci sono i bravi e i somari in tutti i contesti a seconda del tipo di università che hai voluto, il modo in cui l'hai voluta frequentare. Allora, vogliamo restaurare lo stato sociale, punto interrogativo, perché vogliamo io direi di sì, per restaurare il pluralismo, la sicurezza. E tutto ciò si fa attraverso il controllo politico sull'economia. C'è poco da dire, si chiama così, cioè attraverso un sistema di regolamentazione, un sistema di freni, un sistema di calmieramento del potere dei capitalisti. Detto in un altro modo, costringendo i capitalisti a far conti anche sul capitale sociale, non soltanto sul loro capitale, dimostrando loro che se il capitale continua a sopravvivere a se stesso, distruggendo tutto, potrebbero essere anche loro essere distrutti. Cioè, che l'Italia oggi sia comperata dagli stranieri vuol dire che i nostri capitalisti non sono all'altezza. Vuol dire che non ci riescono a fare il loro mestiere. Allora, l'idea dovrebbe essere più o meno questa: restaurare lo Stato sociale non per far nascere la Repubblica bolscevica, ma per far nascere una situazione nella quale il pluralismo sia fecondo. Pluralismo fecondo vuol dire pluralismo in cui le parti sono parti, possono autodefinirsi parti, non c'è nessuno che dica loro taci tu, vergognati di essere parte, vergogna, no? È ora di finirla col fatto che tu sia una parte, tu ti devi attaccare a quell'altra parte che non è una parte ma è il tutto, devi marciare insieme a quell'altra parte. Devi stare al gioco dell'altra parte, se no sei un sabotatore. Cioè, questo lo si può fare solo se si ricostruisce l'egemonia intellettuale e culturale, cioè se non ci si arrende davanti all'uso obliquo delle parole. E a questi scopi non c'è altra medicina che la decisione. La decisione nostra, non di un decisore esterno a noi. E qui siamo arrivati a dunque. Il nostro problema è, primo, il nostro capitalismo è straordinariamente arretrato, cioè ha scommesso su una società a bassa innovazione, ha scommesso su una società descolarizzata, ha appoggiato ogni tipo di distruzione del sistema educativo pubblico. Lo ha voluto, e quando ha riprogettato qualche cosa di nuovo lo ha riprogettato con criteri aziendalistici che parlo dell'università che finiranno di distruggerla, garantito. Troppo facile profezia. Dunque, debolezza del nostro capitalismo, debolezza culturale, ha scommesso sul fatto, proprio secondo la propria miglior tradizione, ha scommesso sul fatto che era meglio non essere davvero
inseriti in un contesto internazionale di competizione, perché se noi fossimo davvero inseriti in un contesto internazionale di competizione ce ne accorgeremmo. Sapete perché? Perché ci sarebbero investimenti in cultura, ricerca, istruzione e formazione almeno triplicati di quelli che invece noi abbiamo. Noi stiamo cercando, abbiamo cercato, affidandoci a Berlusconi, la verità vera, molti italiani, i capitalisti tutti, hanno cercato non di entrare nella globalizzazione, hanno cercato di starsene al riparo, hanno cercato una nicchia, il nostro bene amato paese, una nicchia nella quale si potesse continuare a campare, anzi, si potesse continuare a tirare a campare. Non abbiamo mai sentito i capitalisti italiani chiedere al governo: voi dai più soldi alla scuola, metti più soldi nella ricerca, come fanno, guarda caso, tutti i capitalisti del mondo, guarda un po'. I nostri no, i nostri si sono accontentati di un governo che gli distruggesse il potere dei sindacati, questo sì. E poi andiamo a produrre sotto costo nei paesi più disastrati del mondo, cosa ci importa? E basta. Non vogliono competere, non vogliono fare il loro mestiere. È la tradizione del capitalismo italiano da sempre. Cioè, i capitalisti italiani non volevano il MEC, vi ricordate il MEC? Non lo volevano. Perché si sta così bene al riparo, no? Delle barriere doganali? Perché? E lì fu la politica. E lì fu la politica. Quando c'era la politica. I democristiani, quando c'era la politica. E disse: no, si fa. Si fa dopo tutto perché ci dispiace molto aver perso la guerra. Ci dispiace molto essere diventati influenti nel mondo. Stavamo per fare l'esercito comune europeo, i francesi ce l'hanno bocciato, abbiamo risposto nel 1954 e nel 1956 hanno risposto con i trattati di Roma. Vogliamo essere qualcuno e noi politici vi diciamo che sarà anche nel vostro interesse questa operazione. Questo si chiama fare politica, questo si chiama essere classe dirigente, cioè dirigere. Indicare la direzione. Dite voi che direzione è stata indicata negli ultimi 10 anni. Chi ha indicato a chi quale direzione, che non fosse un 8 settembre quotidiano che è durato 10 anni. Siamo andati allo sbando, allo sbaraglio, per non voler competere a livello internazionale. Altro che liberismo, che liberalismo. È stato un gesto colossale, collettivo, di corporativismo. Ciascun per sé, però, il corporativismo non di pezzi, corporativismo individuale. A danno di chi? A danno del lavoro dipendente, a danno dei giovani. Buttar via 10 anni, per chi ha la mia età, cosa volete che sia? Ormai il grosso è dietro, non è avanti. Buttar via 10 anni per un giovane, insomma, vuol dire tagliare le gambe. Questo governo ha tagliato, questi governi hanno tagliato le gambe all'Italia, perché gli italiani hanno dato questo mandato al governo: tienci al riparo, tienci al riparo dalle sfide grosse, aiutaci soltanto a fare del piccolissimo cavotaggio quotidiano, spazzami via questi sindacalisti fastidiosi e basta. Col cabotaggio, questo è il dramma, il differenziale fra noi e gli altri paesi gli va male perché il capitale è davvero fuori controllo, però nessun capitalismo nazionale, per gli altri siamo stati gli Stati Uniti che sono un altro pianeta addirittura, sono imparagonabili a noi, ma parliamo di stati europei come il nostro, nessun capitalismo nazionale ha chiesto così poco e al tempo stesso così tanto.
Nessun capitalismo nazionale ha chiesto allo Stato di smantellare se stesso per lasciare mano libera non agli spiriti animali del capitalismo, se no li avremmo visti in 10 anni questi spiriti animali. Dove sono andati a finire? Su, sono 10 anni che i sindacati sono rasi al suolo. Dov'è lo spirito animale del capitale? Dov'è il fiorire di attività? Dov'è la canina contesa fra i pesce cani capitalisti che si fanno male gli uni con gli altri ma producono benessere? Dov'è? Dov'è? O è colpa ancora dei comunisti? È che nessuno capitalista mai chiesto di essere messo in condizione di competere, perché non vogliono. Allora, classe dirigente non all'altezza, non sanno dirigere, classe dirigente economica, classe dirigente politica, che ha fatto questi ultimi 10 anni in nome dell'anticomunismo, che è stata una cosa seria, quando lo facevano i democristiani era una cosa seria, fatto dai socialisti per vendicare Craxi. È un'altra storia. L'anticomunismo postumo per vendicare Craxi, fatto dai socialisti che hanno infoltito il governo di destra, che è il governo più socialista della storia d'Italia, perché dentro c'è un po' di socialisti, è tutto piccolo cabotaggio. Tutto piccolo. Siamo ancora qui che stiamo litigando su Craxi. O qualcuno addirittura sul 68, la colpa di quello che, la colpa di Berlusconi, non sono di Berlusconi ma sono del 68, e questo sarebbe la destra dinamica, il partito che guarda al futuro. No, è stato un gigantesco coacervo di interessi privati, governati dal più gigantesco interesse privato d'Italia, che ha mandato il messaggio subliminale ma anche esplicito: trionferanno gli interessi privati. E questo si chiama liberalismo. Allora, gli interessi privati da soli collassano, e il liberalismo non c'entra niente con questa roba qui. Abbiamo questo differenziale di problemi. Non abbiamo pluralismo sociale. Perché? Perché abbiamo una frammentazione, non perché abbiamo monolito leviatanico che ci schiaccia, perché siamo frammentati in modo spaventoso. Non c'è pluralismo perché c'è frammentazione. Non c'è prospettiva, non è stata impostata alcuna prospettiva di uscita da questa crisi. Da questa crisi noi siamo entrati perché è una crisi globale, non è colpa del governo. Colpa del governo è di non aver avuto la minima idea di come uscirne, di come comunicarla, di come prenderne consapevolezza, di come farne prendere consapevolezza, di come uscirne. Avrebbero potuto dire quello che hanno detto e fare quello che hanno fatto i tedeschi. Non è stato fatto. I tedeschi hanno fatto uno scambio posti di lavoro, salari, di durata biennale. Da questo scambio è uscita una superiore capacità produttiva che viene riversata in grande parte verso le esportazioni. I tedeschi stanno lavorando per la Russia e per la Cina, anche per loro non è un paese povero la Germania, ma certamente è stato detto puntiamo moltissimo sull'esportazione, e perché mentre l'Occidente si contrae e mentre la politica dell'Occidente fa i conti con i propri limiti, il resto, vi sono importanti parti del mondo che invece crescono, e crescono molto. Ma questo non ci deve interessare, perché noi abitiamo questa parte del mondo. E intanto in Germania, oltretutto, si formava, che so io, la più grande casa automobilistica del mondo. E noi invece smantelliamo la nostra per il gusto di radere al suolo i sindacati e di fare di questo paese un paese monoculturale, cioè un paese fondato sull'impresa. Quale paese al mondo è fondato sull'impresa che non sia un paese
quale Stato nazionale, europeo, democratico, occidentale è fondato sull'impresa. Delegittima l'esistenza di altri interessi. Nessuno, evidentemente. La nostra storia, prima che la nostra ricchezza, la nostra storia ci porta a essere più complicati. Ecco, questa mostruosa semplificazione, che non è unificazione, ma è frammentazione, non ha trovato una idea che la contrastasse. Ne siamo venuti fuori? Non ne siamo venuti fuori, naturalmente. C'è stato un piccolissimo cambio della guardia, simbolicamente importante, sostanzialmente lo vedremo, ma ho paura, poco importante. Io non imposterei la questione adesso in termini di rapporti fra la tecnica e la politica, fra le banche e la democrazia, perché primo perché queste cose le diceva Ezra Pound e le lascerei dove sono. Vecchio arsenale della destra, no? Contro la plutocrazia, lo lascerei dove. Secondo, perché non è così, non è così, nel senso che se c'è stato un momento in cui la politica ha parlato, è stato quando il capo dello Stato ha detto basta. E quello non è stato altro che la parola della politica, non è stata la parola di un signore, è stata la parola di Italia. Il nostro problema è che la politica non sta, se non in casi eccezionali e veramente brevissimi, nel capo dello Stato, ma sta nel sistema politico. E il sistema politico adesso non sa che pesci pigliare. Come state vedendo, oscilla continuamente fra la voglia di starci dentro, perché così controllo, e la voglia di stare fuori, perché così le responsabilità delle lacrime e sangue sono del banchiere e non nostre. Puntando sul fatto che gli italiani si dimenticheranno di chi ci ha portato fin qua e daranno tutte le colpe soltanto a chi proverà a farci uscire di qua. Non è una questione di rapporti fra tecnica e politica, è una questione di rapporti fra noi e noi stessi. Noi siamo entrati in un sistema. Siamo entrati in un sistema. Oltretutto sono stati i governi, sono stati i democristiani che hanno inventato l'Europa comune. Allora i governi erano solo democristiani. È stato Segni, quando era presidente del Consiglio dei Ministri, che ha firmato i trattati di Roma. È stato Prodi che ha fatto entrare l'Italia nell'euro. Siamo entrati in un sistema con votazione del Parlamento, dunque niente colpi di Stato. Questo sistema implicava diritti e doveri, vantaggi e svantaggi, e non ce la facciamo a fare i furbi, ci hanno lasciato fare un po' i furbi perché intanto lo facevano anche gli altri, poi a un certo punto gli altri si sono messi un po' a posto. Questi altri sono essenzialmente la Germania, si sono messi un po' a posto, noi no. E noi facciamo paura perché siamo grossi. Già non può fallire la Grecia, ma noi non possiamo fallire non perché qualcuno al mondo importi qualcosa di noi, ma semplicemente perché se falliamo noi fallisce l'euro, se fallisce l'euro fallisce l'Europa, se fallisce l'euro fallisce il dollaro, se fallisce il dollaro la Cina si arrabbia un po' perché è piena di bond americani e anche di bond espressi in euro, insomma un discreto pasticcio. E allora ci hanno cortesemente, è stato cortesemente convinto ad andarsene. Il pomeriggio in cui Mediaset è stata bloccata per eccesso di ribasso, ha deciso che era il momento di andarsene. Però con questo non è successo niente, è successo che il capo dello Stato ha espresso, diciamo così, una sorta di volontà di salvezza qui nell'immediato del popolo italiano, e adesso noi siamo qui privi di idee, privi di un sistema politico, perché privi
idee, eravamo e siamo. Prima di un sistema politico, eravamo e siamo. In Italia non c'è un sistema politico, il PDL non è un partito. Se fosse un partito avrebbe licenziato Berlusconi 2 anni fa. Il PD ha qualche problema, come è a tutti noto, come dicono loro, di identità. Non c'è un sistema elettorale, non c'è la capacità di produrre innovazione politica, quelle che si chiamano riforme. Chi le farà? Con quale energia? Con quale energia politica? Ricordiamoci che l'Italia vive di veti oggi, veti. Ogni partito è portatore di un diritto di veto. E tanti veti messi insieme formano quel curioso fenomeno che si chiama delle maggioranze negative. Cioè in questo momento, con ogni probabilità, in Parlamento non c'è una maggioranza. Non che la vecchia maggioranza è diventata minoranza, perché la vecchia minoranza è diventata maggioranza, che sarebbe una cosa legittimissima in una repubblica parlamentare. Semplicemente non c'è una maggioranza. Se no, si sarebbe formato un governo parlamentare. E invece no. E allora questo governo che si forma andrà a mendicare un voto di fiducia e che gli verrà fatto pagare sostanzialmente con l'impotenza. Ti diamo il voto di fiducia purché tu non tocchi i nostri interessi, purché tu non tocchi i nostri interessi, ripetono i 6 o 7 partiti che daranno la fiducia. 38 mi sembra di aver letto, ma insomma seriamente. 38 perché abbiamo fatto la riforma elettorale per semplificare il sistema politico, no? Siccome ci vuole un po' di competenza anche a fare politica, e siccome è un po' di tempo che la politica la fanno competenti, abbiamo voluto semplificare, vogliamo il bipolarismo, anzi no, il bipartitismo. In questo momento nessuno al mondo sa quanti sono i gruppi parlamentari in Italia, ma forse sono 38. E poi parla della prima repubblica. Siamo senza idee, senza sistema politico, davanti a un'emergenza. Ci dobbiamo inventare la politica, semplicemente. E qui viene la cosa facile. Perché? Perché la politica è una cosa facile. Basta volerla. È una decisione. Basta prenderla. E la cosa più semplice del mondo, semplicemente costa. Ma veramente noi crediamo che qualcuno risolverà per noi i nostri problemi? Questo è successo, l'ultima volta è successo, effettivamente, sì, certamente è successo, eravamo finiti in mezzo a una guerra mondiale e i nostri problemi sono stati risolti da della gente che in realtà non voleva risolvere i nostri problemi, voleva risolvere i propri problemi. Cioè, gli americani volevano vincere la guerra, i tedeschi volevano non perdere la guerra, ma insomma, gli americani volevano vincere, ci sono riusciti incidentalmente, hanno risolto anche qualcuno dei nostri problemi. Si chiama vincolo esterno. Noi riusciamo a fare le cose col vincolo esterno. Possibile che abbiamo bisogno del vincolo esterno di una guerra mondiale per venire fuori dai nostri problemi? Cioè, dobbiamo essere trascinati dal gorgo della storia per risolverli. Non ce la facciamo da soli, punto interrogativo. Guardate la Spagna, senza mitizzare la Spagna. Sono venuti fuori da una dittatura sgradevole, con mille turbenze, mille ipocrisie, mille sottintesi, mille se e mille ma. Però sono venuti fuori. Hanno avuto i loro bravi governi di destra, i loro bravi governi socialisti, si sono, come dire, dimostrati tanto gli uni quanto gli altri abbastanza propensi al peculato, ma insomma, li hanno votati, li hanno fatto vincere le elezioni ad alcuni, poi hanno fatto vincere le elezioni ad altri. Zapatero prima sembrava il padre eterno, poi
aveva improvvisamente finito dentro la crisi, e allora si è scoperto che l'economia spagnola è un'economia drogata dalla edilizia, che anche loro hanno la mafia, guardano un po' che scoperta, eccetera, eccetera. Zapatero ha programmato con 10 mesi di anticipo le elezioni, si è dimesso, vanno alle elezioni, hanno il tempo di scambiarsi 4 parole, 2 idee. Nessuno strilla alla fine di un mondo, nessuno dice tecnica versus politica, la Spagna. Perché? Perché hanno voluto, hanno espresso, gli spagnoli hanno, se vogliamo essere più precisi, le elite politiche spagnole, hanno voluto fare, guardate, il loro dovere, il loro mestiere, dirigere. La politica consiste nel esercitare potere, che non vuol dire opprimere qualcuno, vuol dire no, la metafora originaria, quella su cui si è fondata la riflessione politica dell'Occidente, è la metafora del Kubernetes, del pilota della nave. La politica è pilotare, dirigere. Lo puoi fare con la violenza, lo puoi fare con la persuasione, lo puoi fare a favore dell'uno, a favore dell'altro, però qualcosa devi fare. Non puoi fare politica soltanto per rimanere seduto sui tuoi privilegi, sulle tue paure. Dirigere. I ceti dirigenti devono dirigere. I nostri non dirigono, non sanno dove andare, a parole dicono tutto quello che gli pare, e non hanno mai fatto un passo nella direzione di un orientamento specifico. I passi fatti dalle nostre classi dirigenti si contano sulle vie romane, nella storia d'Italia. Fare l'Italia è stata un'idea di, non so, 200 persone, forse, non godere dei frutti dell'Italia fatta, farla, partire da 7 realtà politiche e dire ci conviene farne una, così non l'ha pensata nessuno, poi con un po' di dinamiche fra Cavour e Garibaldi ci sono arrivati, ci conviene farne una, comunque siamo costretti a farne una direzione. Vuol dire, per questa responsabilità, non lasciare lo status quo com'è, lo cambiare. Poi siamo entrati in una guerra che ci ha ammazzato, e questa è stata, diciamo, parlo della grande guerra, è stata una decisione dei centri dirigenti, scellerata, ma è stata una decisione. Il fascismo non è stato una decisione dei ceti dirigenti, è stato per l'appunto il ritrarsi dei ceti dirigenti, la loro rinuncia a dare una direzione a questo paese. Hanno chiesto essenzialmente lo status quo. Non vogliamo nulla, non vogliamo cambiare, non vogliamo modernizzarci, non vogliamo niente, semplicemente spazzaci via i socialisti. Complimenti. La Seconda Guerra Mondiale non è stata una decisione di nessuno, è stata uno scellerato automatismo a un certo punto, più una scommessa balorda, ecco. Decisione invece è stata nell'arco dal 1943-48, quello sì, c'è stato un bel susseguirsi di decisioni sanguinose purtroppo, alcune sanguinose purtroppo. Decisione è stata la costruzione, l'ingresso della NATO no, perché quella era nei patti, la costruzione dell'Europa sì, decisione è stata l'ingresso nell'Euro. Sì. Io non ne so altre decisioni, mezza decisione il centro-sinistra, mezza decisione. Allora, adesso noi siamo ormai lontani, allora voleva dire qualcosa, voleva dire
avere un'idea dell'Italia non più di società arcaica, patriarcale, autoritaria, voleva dire mettere, sincronizzare la politica sulla società che si stava muovendo. Lei ha detto una cosa importante, quella c'è stata un'altra decisione nella storia, una decisione epocale c'è stata, sì. No, non le convergenze parallele, che era un progetto espresso in quel linguaggio terribile, ma era un progetto, no, è stata la decisione delle guerre o di chi le ha armate, ecco, di interrompere, quello sì. Quello è stato una cosa che davvero fra le grandi date della storia d'Italia, naturalmente in negativo, fra le grandi date, cioè con significati davvero di lungo periodo. Lì c'è stato qualcuno ci ha diretto e ha detto quello non può succedere, quella cosa lì non deve capitare, non c'è verso. Noi da allora siamo precipitati. Noi ci siamo fatti gli anni Ottanta, vi ricordate, in cui si applaudiva il Presidente del Consiglio, Andreotti, che diceva che l'unico modo per risolvere i problemi in Italia è lasciarli marcire. E tu là, quanto il divo Giulio, quanto intelligente, quanto spiritoso, come brillante. Si prendeva 500.000 voti di preferenza, dico giù. E il debito pubblico durante gli anni Ottanta che fine ha fatto? È passato dal 60 al 110% del PIL. Vuol dire che i problemi non si risolvono, stampiamo monete, facciamo debiti. Gli anni Ottanta ci hanno insegnato che i problemi non si risolvono, le sfide non si affrontano, i partiti sono corrotti e devono essere possibilmente rimossi dalla faccia della terra. E che la politica consiste nell'affidarsi a un tizio che possibilmente ci faccia vivere esattamente come vivevamo ieri, non ci chieda niente, non ci dia una direzione verso nessunissimo orizzonte. Che se non sbaglio, se proprio non ho capito niente di che è successo, è quello che è proprio capitato in Italia. Quando si dice facci sognare di rimanere nell'eterna penombra di un paese che non vuole entrare in questo mondo, adesso il mondo entra da noi. In altri tempi, quello che sta capitando adesso, la situazione di debolezza del nostro paese, si sarebbe resa visibile con l'invasione. Ci avrebbero invaso. Nel 1494, dopo, mentre noi giocavamo a fare le signorie sofisticate, quelli là si erano fatti uno stato moderno con i cannoni e ci hanno invaso fisicamente. Ecco, oggi non costuma più invadere un paese, in Europa poi. Adesso siamo più che mai il vaso di cocci in mezzo ai vasi di ferro ammaccati anche loro finché volete, ma insomma c'è stato qualche giorno in cui l'Italia comandava, c'era una diarchia che comandava questo paese, che era Merkel napoletano. Non è colpa di nessuno dei due, è colpa nostra e del ceto politico che non sa fare il suo mestiere. Voi direte, perché non ce ne racconti uno un po' più divertente? Quello che ho detto è una cosa che nella mia testa non ha niente di pessimistico, niente, perché non ho detto che il nostro destino è essere questo, che siamo fatti in modo tale che non riusciremo mai a fare niente di meglio. Noi abbiamo fatto di meglio, i democristiani hanno fatto di meglio, la prima repubblica ha fatto di meglio. È un problema semplicemente di decisione, lasciatemi usare questa parola, che vuol dire che
E a un certo punto si butta via qualche cosa, si sceglie, si dice questo no. E ancora una volta, i padroni in casa nostra siamo noi. Sia chiaro, io non gioco alla politica versus la tecnica, anche per questo, che noi siamo entrati in un sistema economico internazionale con certe regole e dobbiamo stare a quelle regole. I signori che ci stanno dicendo di stare alle regole non ci hanno detto come stare alle regole, ecco. Non ci hanno detto distruggete il potere d'acquisto dei ceti medi, ci hanno detto rientrate nel vostro debito ridicolo, bloccare gli stipendi dei professori, abbassare gli stipendi degli operai è una scelta. Un'altra potrebbe essere far pagare le tasse di evasori. Concetto largamente, anzi, finalità che mi auguro sia largamente nelle nostre capacità tecniche. Cioè, lo Stato italiano ha tecnostrutture in grado di far pagare le tasse, come ai livelli in cui vengono pagate in Francia, Inghilterra e Germania. Non sto dicendo che gli italiani sono fatti in modo, sono tutti evasori, ho detto l'esatto contrario, ho detto che qui c'è stata una decisione di lungo periodo, che ha fatto sì che la costituzione materiale di questo paese fosse così congegnata. Questo paese c'è una fetta di cittadini che non paga le tasse, un'altra che ha invece l'aiuto fisso le paga, però può lavorare poco se vuole. E si aggiunge e poi noi siamo capaci di assumere. O mi sbaglio? Tutti quelli che erano il mondo adulti nella prima repubblica, se non ricordano, il meccanismo era questo, l'evasione c'era anche allora, solo che siccome erano sostanzialmente anni di vacche grasse, si poteva, poi stampava moneta soprattutto, battevamo moneta. Si potevano assumere 10.000 uscieri che non servivano a nulla? Certo che si poteva. Si poteva assumere un stuolo di professori che servivano a poco? Si poteva fare, si dava pochissimo, si chiedeva pochissimo. Con le vacche magre, noi abbiamo continuato a vedere la continuità del berlusconismo, che è un fenomeno di continuità, non di discontinuità. Abbiamo continuato a mantenere in vita questa costituzione materiale. Solo che non essendoci più soldi, abbiamo massacrato i redditi di lavoro dipendente. Berlusconi è in continuità, non è stata una rivoluzione. La rivoluzione sarebbe recuperare i 150 miliardi di euro che vengono evasi tutti gli anni. 150 miliardi di euro evasi tutti gli anni. Altro che pensione. Quelli vogliono il saldo, certo che vogliono il saldo, ma come arriviamo al saldo? Quello siamo noi, è il nostro modello di società che ci diamo noi. Non pagare i debiti non va bene, perché quelli ci radono al suolo e questo non va bene, ma come pagarli? Beh, questo veramente la Merkel non ci ha detto blocca le pensioni. Non mi risulta. E se ce l'ha detto noi possiamo dire di no. Noi le portiamo i soldini alla fine del mese e diciamo eccoteli, come ce li siamo procurati non sono affari tuoi. È ancora in mano nostro il nostro destino. Non è che siamo condannati ai sacrifici, lacrime e sangue, all'astinenza fine di mondo e queste robe qui. Alla quaresima dopo il carnevale. Che carnevale? Ma c'è della gente che il carnevale non lo conosce più da 10, 15, 20 anni. Ma di quale carnevale stiamo parlando? Dov'era il carnevale? Adesso bisogna stringere la cinghia e entrare in quaresima. A chi lo andiamo a dire? Agli operai? Ai pensionati, ai pubblici dipendenti? Questa è politica, vuol dire dare una direzione piuttosto che un'altra a un paese.
Non stiamo parlando dei massimi sistemi, sono cose che in un paese normale si sanno e si discutono. Com'è che non si sentono? Com'è che non si sentono? Perché deve essere dato per scontato che per fare soldi bisogna attivare le pensioni, toccare le pensioni, modificare le pensioni, che fino all'anno scorso la riforma Dini andava benissimo, adesso improvvisamente non va più bene? Sono cose che stanno davanti ai nostri occhi, dobbiamo decidere di vederle e di interrogarci e di interrogare su questo. Per cui tutt'altro che pessimista, io non sono pessimista, sono arrabbiato, che è un'altra cosa, non sono rassegnato. A livello macro, certamente la politica, nella forma moderna, e adesso mi avvio proprio alla conclusione, la politica nella forma moderna è sicuramente tramontata. Per lo stesso motivo per cui nessuno oggi scrive più la Divina Commedia, se non i pazzi, no? O nessuno scrive più una sinfonia come Beethoven, credo, l'ha già fatto. Per lo stesso motivo, la politica è un linguaggio, è una forma espressiva, è un modo di stare al mondo. Oggi, però, noi non viviamo in un mondo privo di politica, non esiste un mondo privo di politica. Viviamo in un mondo pieno di politica, ovviamente, cioè pieno di potere, essendo la politica e il potere perfettamente sinonimi. Allora, in un mondo pieno di potere, vogliamo che questo potere abbia un volto umano, il Leviatano a cui si faceva riferimento, non era un mostro. Secondo Hobbes, naturalmente, era un gigante col volto umano e il corpo composto da tutti i cittadini. Gigante benevolo e protettore, fatto dai cittadini. Vogliamo potere dal volto umano. Credo. Cioè, vogliamo politica. Non possiamo sottrarci alla politica per lo stesso motivo per cui non ci possiamo sottrarre alla legge di gravità. La politica è il modo con cui gli uomini stanno insieme, cioè il potere. Possiamo organizzarlo, il potere. Il modo moderno di organizzazione è un modo che nelle sue forme classiche non funziona più. Lo Stato sovrano non c'è più. Stato sovrano, tra l'altro, era uno Stato in cui la sovranità era concentrata in un punto, tale per cui il sovrano legittimo, Obama, quando dice qualche cosa a qualcuno, ottiene obbedienza. Fino a Weber si pensava questo dello Stato. Comandi che ottengono obbedienza, comandi legittimati che ottengono obbedienza. Oggi è molto difficile farsi obbedire dai banchieri. Benissimo. Parliamone. Pensiamo a un potere che nasca da una nuova contrattazione. Dopotutto il potere dello Stato moderno nacque da una contrattazione. Facciamone un'altra. Che cosa va salvato? E su questo chiudo. Proprio quello che è stata la frase che è stata letta in apertura, che è poi l'unica cosa che a me preme davvero. A che cosa? In età moderna la politica è servita a molte cose, ma in linea teorica serviva prima di tutto all'individuo, cioè era stata costruita contro determinati modelli per avere al proprio centro l'individuo. Naturalmente non era l'individuo qualunque, era l'individuo proprietario, bianco, adulto, capitalista, quel che volete voi, maschio, quel che volete voi. Però, individuo era. Allora, l'idea che il potere, comunque ce lo organizziamo, comunque serve a questa cosa che abbiamo letto, cioè a ottenere, a garantire, a consentire, la fioritura, è molto impegnativo, la fioritura dell'individuo. Degli individui associati, liberamente associati.
la fioritura in uguale dignità. Che vuol dire la fioritura? Lo sviluppo della personalità. Tema costituzionale, loro non adoperavano la parola fiorire, però la dignità sociale delle persone. Questo sì. Vabbè, la fioritura delle persone e delle loro libere comunità come finalità del potere, cioè vuol dire il potere non serve a far soldi, non serve a far trionfare una religione, non serve a far trionfare una razza, non serve a niente, una cultura, non serve se non a questo. Il potere serve, va costruito, va orientato, va formato, va plasmato in modo tale che l'esercizio del potere produca la fioritura degli uomini e delle donne in uguale dignità. Uguale dignità vuol dire che non sono migliori gli eterosessuali degli omosessuali, gli ariani degli ebrei. Uguale dignità è una cosa che ce la sogniamo, i bianchi rispetto ai neri, ce la sogniamo. Questo tema io credo che non solo sia opportuno conservarlo, ma credo anche che se ciascuno di noi riflette un po', sia precisamente quello che chiede la politica. Quando vi ho detto prima, la sicurezza e soprattutto la sicurezza di poter progettare la propria vita, io di questo stavo parlando. Cioè la sicurezza di poter dire io voglio indirizzare le mie energie verso questo obiettivo e so che in linea di principio nessuno mi dice no, tu non puoi. E so che in linea di principio verrò messo nella condizione di poter manifestare al meglio quello che c'è in me. Questo è una concezione moderna, umanistica, personalistica di democrazia. Comunque orientiamo il potere, comunque lo costruiamo, comunque lo legittimiamo, quali che siano gli ostacoli contro i quali il potere dovrà lottare, io penso che se non c'è questo obiettivo, tanto vale diventare gli eremiti e andare a abitare in mezzo al deserto, no? Ma penso che questo obiettivo faccia parte dei valori non negoziabili della nostra civiltà. E penso che questo obiettivo sia la nostra portata, basta che ce lo ricordiamo. Ci ricordiamo che la politica serve a questo. Sono state prese innumerevoli decisioni intorno a questo. Una è stata la rivoluzione francese. Un'altra è la Costituzione della Repubblica Italiana. Sono decisioni che hanno detto che a questo serve il potere. Ricordiamocelo, non serve a scatenare gli istinti animali del capitalismo, gli spiriti animali del capitalismo. Non serve a affermare la superiorità di questa radice su quell'altra radice. Serve alla fioritura. Siamo così superiori, noi esseri umani, che diciamo che la cosa più importante che c'è al mondo è che noi siamo in grado di fiorire. Beh, meritiamoci questa superbia. Per meritarci questa superbia dobbiamo far politica. E far politica vuol dire coniugare il realismo, cioè riconoscere il punto in cui siamo arrivati, le crisi dentro le quali siamo, non raccontarci delle bugie, io spero di non averne raccontate neanche un po', e tuttavia questo essere crudamente realistici non significa per nulla essere dei depressi, dei pessimisti, vuol dire semplicemente fare i conti con ciò da cui si deve partire per tornare ad affermare ciò che è giusto affermare, cioè che in Italia possiamo comandare noi, possiamo organizzarci noi il potere e possiamo sperare che questo potere sia un potere che ci dà delle garanzie di previsione sulla nostra vita, che insomma credo che dovrebbe essere, invece che chiedere la garanzia che sostanzialmente io speriamo che me la cavo,
chiedere la garanzia che la nostra vita sia da noi progettabile. I marxisti, quando esistevano, chiamavano tutto ciò la società regolata. Molto meno, io dico semplicemente una concezione umanistica della politica. E qui non c'entra la tecnica, non c'entrano i banchieri, non c'entrano i partiti, qui c'entra il popolo italiano, se vuole, i mezzi ce li hanno, il sistema di comunicazione ci sono, la voce c'è. Si tratta di tirarla fuori. Grazie per l'attenzione.